Si è svolto a Castel di Sangro, con la partecipazione di oltre 300 pescatori, il 20° Sim Fly Festival e la terza edizione della Giornata Mondiale della Pesca a Mosca, che negli ultimi decenni ha registrato una continua espansione, diventando un punto di arrivo di tutti i pescatori che, dopo aver praticato altre tecniche, hanno scoperto il fascino e la bellezza della pesca a mosca e dei suoi principi etici. Oggi festeggiamo i 20 anni del Sim Fly Festival, che negli anni è cresciuto tantissimo ed è una manifestazione internazionale che vede la presenza di 10 paesi stranieri e di rappresentanti di tutte le regioni italiane. Abbiamo un programma nutritissimo. Ieri sera abbiamo fatto una serata enogastronomica in piazza a Castel di Sangro, dove oltre 200 partecipanti hanno potuto apprezzare i prodotti dell'enogastronomia abruzzese con soddisfazione, e hanno potuto constatare che i vini abruzzesi e il cibo abruzzese è particolarmente di contenuto elevato e di qualità elevatissima. Sempre una grande partecipazione, questo bisogna dirlo. Sì, ogni anno aumentiamo i numeri perché la voce si sparge che è una manifestazione unica in Italia, perché dedicata alla pesca a mosca, con tutti questi costruttori. Oggi abbiamo 52 costruttori provenienti da tutto il mondo, e abbiamo anche artisti americani, perché abbiamo una mostra che è giunta alla 22esima edizione di Arte nella pesca a mosca, dove artisti interpretano la pesca a mosca. Inauguriamo la manifestazione artistica stamattina e ci sono presenti degli artisti che sono qui dietro le mie spalle, che stanno facendo delle estemporanee in diretta e sono tutti americani. Quindi dagli Stati Uniti, ma sia dalla costa est che dalla costa ovest, quindi è un viaggio impegnativo e sono qui proprio per partecipare a questa manifestazione. Le peculiarità di questa manifestazione? Il coinvolgimento di tutti gli appassionati di pesca a mosca, e la pesca a mosca non è pesca, ma è arte, cultura, rispetto per l'ambiente e tutela dell'ambiente. Quindi non è prendere pesci, ma è stare nella natura, in simbiosi con la natura, nel rispetto dei principi di tutela dell'ecosistema fluviale soprattutto. Questa mattina inauguriamo un corner nel nostro museo della pesca a mosca, che è l'unico in Italia, e io dico purtroppo, perché avrei voluto che altri musei nascessero dedicati alla pesca a mosca, ed è l'unico al mondo che è in un convento del 400 con gli affreschi del 700 sulle pareti. Abbiamo gemellato il nostro museo con due musei degli Stati Uniti, dello stato del Vermont e dello stato di New York, che sono un'eccellenza negli Stati Uniti, e un museo a Caslano in Svizzera. Quest'anno abbiamo, per omaggiare il ricordo di Alfeo Busilacchio, il nostro socio istruttore che purtroppo ci ha lasciati a febbraio, alla veneranda età di 82 anni, abbiamo realizzato una scatolina con l'immagine di Alfeo Busilacchio, e il ricavato della vendita di queste scatoline andrà per una borsa di studio sullo studio dell'entomologia degli insetti acquatici. Abbiamo contattato le varie università e l'importanza degli insetti acquatici è fondamentale per la sopravvivenza delle specie ittiche e per la depurazione delle acque.
per cui il ricavato di questa vendita sarà destinato alla borsa di studio. Se non riusciremo a raggiungere il target che abbiamo pensato, la Scuola Italiana di Pesca a Mosca contribuirà per destinare questa borsa di studio. L'importanza degli insetti acquatici, perché si sta rifacendo il mondo degli insetti acquatici, che rappresentano veramente un anello importante dell'ecosistema acquatico, per cui la scuola vuole dedicare al ricordo di Alfeo Busilacchio questa iniziativa. Questa è la 20ª edizione del Sinfly Festival, ma tuttavia è la 22ª edizione della mostra internazionale L'arte della pesca, la pesca nell'arte, che è partita anche precedentemente al Sinfly Festival e che possiamo dire l'ha ispirato. E quest'anno contiamo con la presenza di 20 artisti che provengono molti dagli Stati Uniti, ci sono anche italiani naturalmente, e la cosa secondo me più interessante è che abbiamo diverse tecniche pittoriche. Abbiamo per esempio dal classico olio su tela fino ad arrivare a stampe digitali, ma anche e soprattutto delle tecniche molto particolari come la tecnica di stampa giapponese Gyotaku, e quindi insomma abbiamo veramente un purpurri di artisti differenti e siamo sicuramente molto contenti di aver ricevuto ancora una volta una grande partecipazione da parte degli artisti italiani e internazionali. Tantissime nazioni presenti. Sì, assolutamente, la nazione più rappresentata è quella degli Stati Uniti. Quest'anno abbiamo cambiato un po' il nostro processo di selezione, rendendo non più la mostra su invito, ma dando la possibilità a qualsiasi artista da qualsiasi parte del mondo di poter partecipare. Abbiamo ricevuto le application degli artisti e la selezione è stata fatta dal nostro giudice, che è un pescatore e pittore molto amico, che si chiama Adriano Manocchia, che è un italo-americano che ci ha dato una mano sia nella selezione che poi nella scelta dei vincitori che verranno annunciati questa sera. Una manifestazione che si evolve sempre di più. Sì, è il nostro obiettivo e come nel mondo in cui viviamo, insomma, ogni anno esce qualcosa di nuovo e noi cerchiamo ogni anno di prendere queste tendenze all'interno del mondo della pesca a mosca e di rappresentarle. Anche quest'anno siamo molto felici di avere comunque un evento dove fisicamente sono presenti quasi 400 persone. Beh, quest'anno è un'edizione speciale, innanzitutto stiamo celebrando il ventennale di questa manifestazione, è una manifestazione che abbiamo portato avanti negli anni, e è stato sempre un crescendo, abbiamo continuato ad aumentare il numero dei costruttori invitati, degli ospiti sempre più internazionali, e quest'anno credo che sia la volta dove veramente abbiamo una rappresentanza super internazionale, abbiamo costruttori da Stati Uniti, da tutta l'Europa e quindi veramente credo che siamo oltre 50 costruttori, includendo ovviamente tutti i nostri amici italiani, ed è un successo assolutamente unico, non capita abbastanza raramente di riuscire a mettere insieme un numero di ospiti di questo livello. Oltretutto parliamo di personaggi che hanno un peso a livello internazionale nel mondo della costruzione di mosche non indifferente. Siamo sicuramente orgogliosi di poter ospitare una manifestazione internazionale come questa, perché il Museo Civico Aufidenate è un'istituzione permanente senza scopo di lucro a servizio della società, che si prefigge gli obiettivi non solo della conservazione e dell'esposizione dei reperti, ma anche quello della diffusione della cultura e di far conoscere le peculiarità del nostro territorio. E come non essere questa l'occasione importante, un'occasione importante per poter far conoscere non solo a turisti italiani ma anche europei ed extraeuropei. Quindi io ringrazio come ogni anno Osvaldo Galizia, il presidente, che si impegna talmente tanto da sottrarre anche del tempo al suo lavoro e riuscire a portare a casa questo evento davvero straordinario. Sì, oramai è identitaria soprattutto di quella che è una grande storia della città, il rapporto con i fiumi, il rapporto con la pesca, certamente in chiave moderna, in chiave evoluta, in chiave ecosostenibile, così come insomma la disciplina sportiva sta insegnando. Quest'anno si è rinnovata, si è persino ampliata, ha raccolto adesioni mondiali, così come è sempre stato, però quest'anno abbiamo avuto questo incremento di presenze, soprattutto da ogni angolo del globo. Questo ci ha riempito di soddisfazione e ci ha convinti ancora di più di sostenere l'iniziativa, soprattutto questa grande alleanza con la Scuola Italiana Pesca a Mosca, Osvaldo Galizia, tutto il suo staff, tutto il suo entourage, che non ci fa mai
mancare una presenza qualificata, ma soprattutto una presenza e una testimonianza di storia, così come il museo, così come gli artisti, così come tutti tradizionalmente hanno rappresentato agli occhi del pubblico, agli occhi dei visitatori. Ma credo che sia il frutto della passione e dedizione che l'avvocato Osvaldo Galizia mette in questa attività. È evidente che è riuscito con questa organizzazione a portare tutti i paesi di quasi mezzo mondo qui a Castel di Sangro. Lo fa con una proposta molto molto interessante, chiaramente è una proposta per appassionati, ma conosciamo bene il tema della pesca sportiva, che è anche uno dei temi che noi vorremmo sviluppare a Capestrano. Infatti Osvaldo Galizia con la Sinfly è anche il gestore del nostro tratto di fiume per la parte di pesca a mosca. C'è un comune denominatore che è quello della passione della pesca, e in questo evento si riesce un po' a, come dire, raggruppare tutti questi rappresentanti di questi paesi con un comune denominatore che, ripeto, credo che sia quello dell'amore per la pesca, ma il rispetto della natura fondamentalmente. Cosa sta realizzando? What are you doing now? I'm just working on a little, lei è specializzata in installazioni e in questo preciso momento sta facendo una piccola installazione fatta con un ramo di vite che ha trovato sulla strada. E della carta riciclata e inchiostro. Da dove viene lei? Where are you coming from? Oakland, California. Viene da Oakland in California. Io sto realizzando una subimmagine di un egnoduride, che è un'effimera. Anche questa è una mosca da caccia. Il mio metodo di montaggio è un po' particolare, è una mosca anche questa abbastanza semplice. Lei da dove viene? Io arrivo da Biella, in Piemonte. Ovviamente questa non è la prima volta che è qui presente. Questa è la quarta volta che vengo, anche come ha detto Massimo, è un piacere venire qui a conoscere tantissimi costruttori. Oltretutto moltissimi costruttori stranieri di primo ordine, ed è un divertimento che mi piace. Tornerà? Ah, sicuramente, sì, sicuramente, perché il posto è fantastico. Sto preparando una clean camera, è una mosca da utilizzare in caccia per i salmonidi, si usa per la pesca alla trota. È impegnativo? No, direi che è una mosca abbastanza semplice e può essere realizzata in 4-5 minuti, è molto veloce. Da dove viene lei? Da Torino. È la prima volta che è qui in Abruzzo? No, questa è già la quinta edizione. Sì, posto bellissimo, penso questa sia la manifestazione più grande a livello nazionale per la costruzione di mosche artificiali. Sono da Seattle negli Stati Uniti. Come si trova qui a Castel di Sangro? È fantastico, davvero una mostra eccezionale, un'esperienza magnifico. Questa manifestazione, la pesca a mosca. Sì, sì. La manifestazione della pesca da mosca, la salmone atlantica. Quali sono le maggiori difficoltà che incontra? Oh, le difficoltà sono con le piume, a volte funzionano e a volte no. Ma è sempre una sfida interessante, un'arte per me, la tradizione delle mosche. Viene volentieri qui a Castel di Sangro? Sì, volentieri. Tornerà? Sì, tornerò, assolutamente, sì. Connecticut, in the United States. È la prima volta che è qui a Castel di Sangro? Is it your first time here in Castel di Sangro? È già la terza volta che viene, è stato qui alcuni anni fa e poi è ritornato poco tempo fa, insomma pare che ogni sei anni se riesce ci torna a trovare, perché piace sempre il posto. I'm from Norway. Viene dalla Norvegia. È la prima volta che è qui in Abruzzo? Is it your first time here in the Abruzzi region? No, it's my sixth time.
Bjorn è quasi un veterano, dice che è qua, è la sesta volta che ci viene a trovare. Really nice environment and the show is brilliant. Yeah, it's fantastic to be here. Yeah. È un ambiente fantastico, gli è piaciuto moltissimo come manifestazione, quindi è super felice di essere qua con noi. A livello tecnico, cosa possiamo dire? About technique that you are seeing around, anything that you would like to say? È stato beh, la cosa che l'ha colpito maggiormente sono state le tecniche utilizzate anche dai costruttori italiani, quindi è stata una fonte di ispirazione, materiali e tecniche utilizzate anche qua da noi. Thank you very much. Thank you. Grazie.